Ben ritrovati nuovamente su Corsi a 4 con un'ulteriore puntata di Ultima Bracciata Speciale Olimpiadi. Sarà una puntata un po' diversa dal solito perché sì, commenteremo le finali di questa mattina, ma soprattutto faremo un po' il bilancio di questa edizione delle Olimpiadi riguardo al nuoto. E iniziamo subito con l'aggiornamento della pallanuoto. Gli Stati Uniti battono l'Italia 10-7. E prima di proseguire vi presento lo staff di stasera, Fabrizio Fogliani. Ciao a tutti. Mauro Romanenghi. Ciao, grazie per staff. Prego. Cristina Chiuso, bentornata. Ciao a tutti. E la nostra redazione è Marco Agusti. Ciao Marco. Ecco, intanto che Mauro segue per noi i tuffi di Tania, perché stasera c'è anche la finale del trampolino da 3 metri, iniziamo a parlare delle finali invece del nuoto di stamattina, Cristina e Fabrizio. Partiamo dai 50 stile donne. Che tipo di gara è stata, Cristina? Diciamo che anche qui l'australiana non ci ha capito proprio niente. Ha regalato un'altra medaglia, questa volta alla danese, che aveva preso il primo tempo in batteria, il primo tempo in semifinale, poi ha confermato il primo tempo dopo la finale, e quindi insomma gran freddezza della ragazza, perché poi arrivare da outsider, ma davvero outsider, che proprio neanche lei si sarebbe mai aspettata di poter mai lottare per una cosa del genere, e mantenere quella freddezza per tutti e tre i turni di gara, insomma, complimenti, davvero complimenti. Poi comunque ha vinto con un tempo buono, non inarrivabile né per Ranomi né per Kate Campbell, però insomma poi le gare si vincono sempre sul campo, no? Certo, Kate doveva fare il 50 di andata del 100 anziché mettere i piedi, mettere la mano, e avrebbe vinto alla grande, ma si è scordata come si fa. Sì, avrebbe bisogno di qualche ripetizione sul nuoto, le virate, i tuffi, altre faccende del genere, insomma. Ma senti Mauro, ma Ranomi che fine ha fatto? Ranomi purtroppo non è la Ranomi di 4 anni fa, si è visto nei 100 e l'ha ripetuto nei 50. Quando la forma è quella, le condizioni è quella, non c'è altro da fare. Tantissimi cambi, tra l'altro, in questi 4 anni, portata in questa condizione. Cioè, sempre una grande campionessa, però la sua condizione al momento è questa. Tra l'altro una finale in cui in praticamente 15 centesimi potevi arrivare dal primo al sesto posto. Sì. E Fabri, Cristina diceva che insomma la ragazza danese ha dimostrato una grande freddezza che poi mi sembra abbia perso completamente una volta resasi conto di quello che aveva combinato, diciamo così. Ma probabilmente lei non si è mai resa conto di quello che stava realizzando. Lì probabilmente tutta la chiamiamola crisi di pianto, crisi isterica, non so come definirla. Alla fine sì, è proprio perché viveva in una bolla transagonistica fino a quando che ha realizzato solo dal momento che ha spento l'apparecchio gara, e chiaramente dici: sono venuta qui per nuotare il più veloce possibile, gli altri sono andati più piano, se non vogliamo dire che lei è andata più veloce, visto che abbiamo detto che i tempi non erano inarrivabili. Però sicuramente lei ha fatto quel che doveva e altri no. Decisamente sì. E passiamo invece alla finale dei 1500 uomini, dove c'erano in gara anche i ragazzi Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Due a caso. Adesso ci sentite con una voce molto, come dire, impostata e molto compassata, ma fino a poche ore fa saltavamo sul divano tutti quanti. E Cristina, che gara hai visto qui?
Beh, è stata una gara davvero molto molto bella. È la prima volta che vedo Gregorio teso. In genere, insomma, lo vedo un po' più rilassato durante le gare, anche quando si sta andando a giocare qualcosa di importante. Qui ha sentito realmente la tensione e un po' lo si è visto, però insomma stava andando a giocarsi la cosa più importante che esista nel mondo dello sport, quindi era giusto anche che fosse un po' teso. E poi invece Gabriele, che invece sembra non sentire nessun tipo di tensione, lui perché è rimasto lucidissimo con la sua struttura di gara, non è andato sicuramente dietro a Gregorio, cosa che invece hanno tentato di fare i due americani, uno dei quali poi ha pagato pegno, e anzi non è andato dietro neanche agli americani, che poi insomma si erano anche staccati un po' da Gregorio, è andato poi anche lui con molta freddezza a riprendere Ulimoski per giocarsi poi per vincere uno splendido bronzo. Decisamente splendido. Fabrizio, cosa dici di questi due ragazzi? Ma io come dire, sono un loro fan da sempre, nel senso che li seguivo dal mondiale in Perù del 2011, l'europeo. E quindi voglio dire, il Gregorio non lo invento io, ma lo seguo da quando, essendo un conterraneo, da quando era un ragazzetto. Io sono molto, intanto prima di tutto, molto felice per lui, e lui ha fatto esattamente quello che erano nei suoi programmi, quindi non dobbiamo stupirci di niente. Chiaramente sapevamo che lui puntava, in modo anche senza confessarlo, al record del mondo, perché già aveva fatto un ghigno insoddisfatto quando lo aveva mancato agli europei, quindi voleva dire che l'aveva già messo nei suoi programmi da un pezzo e sarà nei suoi programmi fino a quando non riuscirà a farlo. Bisognerà essere più a cuor leggero sicuramente che non una finale olimpica. Però Detti ha finalmente sputato che i 400 sono la sua gara, e che in ogni caso nei 1500 ha fatto il quattrocentista, andando a punire tutti quelli, e ci è mancato solo Jäger per completare l'opera, però ha fatto esattamente quello che faceva, dimostrando che non era un caso, ma c'era la condizione super, quindi un gran lavoro per il duo e per Morini. E Mauro, e degli altri cosa vogliamo dire? E gli altri, che McCorton ha tentato anche lui di tenere il passo di Greg. In pratica Gregori ha fatto la sua gara, la sua onesta gara che doveva fare, e Detti ha sfruttato le pecche degli altri, il tentativo degli altri di seguire Paltrinieri, e alla fine ha raccolto un po' i pezzi, si sono staccati, lui ha sempre tenuto lì il ritmo che sapeva di poter tenere, e quando ha visto che poteva andare a prendere tutti quelli che riusciva a raccogliere, ha raccolto il massimo possibile, onore al merito. Tra l'altro l'unico che ha migliorato sensibilmente il suo personale, cioè nel 1500 aveva, mi ricordo, qualcosa come 14,45, 48, adesso non mi ricordo, è arrivato a 14,40, quindi un tempo di tutto rispetto, ecco. Ecco, questo è anche un po' avvantaggiato rispetto agli altri, no? Visto che lo conosce particolarmente bene e lo ha affrontato più e più volte nei 1500, Gabriele avrà detto sì, vai tu perché io ti conosco, so che cosa riesci a fare, se voi volete seguitelo pure, io faccio la mia gara. Io faccio il mio e poi vediamo chi ha ragione. Esatto. E direi che ha avuto ragione Gabriele, e a questo punto, se siete d'accordo, proviamo a chiedere direttamente a Morini cosa pensa di queste due gare. Con noi da Rio Stefano Morini, benvenuto Stefano. Buonasera a tutti. Intanto grandissimi complimenti e congratulazioni ai ragazzi, ma anche a te chiaramente come allenatore, per questo risultato insomma di Rio. E una domanda subito secca: al di là dei risultati conseguiti, quindi delle medaglie, che chiaramente una medaglia olimpica non si discute, da allenatore come giudichi le condotte di gara dei ragazzi? Perfette, come avevamo stabilito da molto tempo.
Molto bene. E parlando invece di Paltrinieri, dopo aver centrato il risultato dell'oro olimpico, come si riuscirà a motivare un atleta del suo calibro ad andare avanti? Perché insomma sappiamo che gli allenamenti di Gregorio sono estremamente faticosi. Ma con molta semplicità, molta facilità, perché lui ha voglia di confermarsi, stiamo già parlando, tra virgolette, anche del prossimo quadriennio. E invece per quanto riguarda sempre Gregorio, ha detto espressamente alla caporale che il record del mondo resta uno dei suoi obiettivi. Sì, e alla prima gara dove c'è meno tensione sicuramente sarà molto più facile ottenerlo. E passiamo a Detti. In questa stagione ha avuto un miglioramento straordinario, confermato anche dalle due medaglie olimpiche. Quali margini di miglioramento ritieni abbia per il futuro, Gabriele? Beh, entrambi hanno dei grandi margini di miglioramento. Senti, sì. Stefano, una domanda volevo farti. Come sei riuscito a conciliare la preparazione sui 400 e sui 1500 per Gabriele, che mentre per Paltrinieri era facile? Ah, io l'ho detto più di una volta, io ho la concezione di preparare le gare dall'alto, che è molto più facile preparare da un 1500 per arrivare a un 8 o un 400. Nella mia concezione di allenamento è questa. Molto bene, Laura, continua pure. E senti, invece, pensando al prossimo quadriennio olimpico che comincerà a breve, pensi che ci saranno cambiamenti al Centro Federale di Ostia anche a riferimento al numero degli atleti presenti? Beh sì, aumenteranno sicuramente, non ti dico chi saranno, ma ci sarà un miglioramento sicuro di atleti che stanno facendo carte false per arrivare. Ora poi spetta la federazione a decidere quali sono i numeri, quali sono gli atleti in procinto di raggiungere i big del nuoto italiano. Immaginiamo insomma l'eccitazione di venire ad allenarsi ad Ostia. Abbiamo ancora... Comunque il nuoto, voglio dirti questo, il nuoto ormai italiano, in condizioni in cui siamo come società civile, di conseguenza anche società sportive, necessità che chi si vuole mettere in gioco vada a scelte federali. Sì, ne stavamo giusto discutendo anche l'altra sera tra di noi, insomma. E ancora una domanda riguardo a te invece, proprio come allenatore. A settembre parteciperai al convegno dell'Associazione Allenatori di Nuoto Britannici e mi sembra di capire che forse dovrai parlare con l'organizzazione e dire loro di aggiornare il tuo curriculum. Cosa ne pensi? Vabbè, pensateci voi, dai. Va bene, manderemo una mail a tuo nome. Stefano, a noi è mancato molto. Stefano, a noi è mancato molto l'inquadratura del durante e il dopo la gara del coach Morini. Come l'hai vissuta? L'ho nascosto. Come sempre ho vissuto da solo, nascosto fra il pubblico in una zona di oltre la verità, anche molto simpatica, perché ero insieme a un gruppo di ragazzini disabili. Quindi sofferto. E poi vedendomi me che facevo un tipo un po' silenzioso o solo di gesti, hanno aiutato anche il mio lavoro. Ho sofferto fino a un certo punto, perché pensavo che Gregorio a 800 non aveva più grande gara se non fosse stato un cecchino che le avesse sparato. E ho continuato a controllare Orton e Jagger e Gabriele nei passaggi dei 50. Stefano, scusa, anche questa volta comunque Detti è riuscito a fare la sua gara, nel senso che ha seguito gli avversari col suo passo e poi ha messo gli ultimi 200. Beh certo, era questa la strategia, l'avevo detto
di controllare Orto e Jagger e cercare di stare più vicino possibile per cercare di avvicinarli nel finale. Con Orto ha lasciato le penne per strada perché ha voluto seguire Greg, mentre Gabriele piano piano ha raccolto gli altri che erano partiti un po' più allegri e chiudendo, se non mi sbaglio, con 3.51 negli ultimi 400, con un 56.6 nell'ultimo 100. E no, non sbaglio. Non sbagli. Mi dici? Non sbaglio. No, ma sai, ora sono un po' molto stanco perché stanotte praticamente un tassista mi ha sequestrato, mi ha portato in giro per tutto Rio senza lasciarmi tregua. Sono arrivato in camera alle 4.10, alle 7.30 mi sono svegliato e ora sono all'imbarco dell'aereo. Ecco, allora non ti rubiamo altro tempo, Stefano. Ti ringraziamo davvero del tempo che ci hai dedicato e soprattutto del tempo che dedichi ai ragazzi, perché possiamo tutti godere di questi risultati. Io ti auguro di riuscire a fare qualche giorno di vacanza prima di cominciare la nostra stagione. Sicuramente. Perfetto. Sicuramente vacanze in famiglia. Molto bene. E ci aggiorniamo sicuramente con l'inizio della prossima stagione. Grazie ancora, Stefano. Grazie. Buon viaggio. Ci vediamo, ci sentiamo. Grazie. Certo, grazie. Ecco, abbiamo sentito anche cosa pensa Coach Morini, insomma, della gara di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. E passiamo invece alla 4% mista donne, Cristina. E sorprese o conferme? Sorprese e conferme, nel senso che ovviamente grande conferma degli Stati Uniti, ma schieravano solamente 3 campionesse olimpiche e un bronzo olimpico in una staffetta, quindi insomma, era abbastanza tosta riuscire a batterle. Per la serie ci piace vincere facile, anche se poi ci hanno provato insomma in qualche modo a perdere. La Danimarca, che in campo europeo vince sempre o comunque spesso la mista, è riuscita a portarla anche a un livello mondiale, sorprendendo, perché comunque insomma non aveva fino a ieri sera fatto un'Olimpiade da ricordare, mettiamolo in questi termini. Invece ieri sera insomma tutti sull'onda della vittoria di 50 stile si sono gasati un po' tutte e quattro. E l'Australia conferma che deve ancora fare un bel po' di strada prima di andare a prendere gli States, e che comunque Sibon non era così tanto fuori forma, perché comunque poi arriva l'ultimo giorno a notare 58,99 di nuovo nei 100 dorso, quindi forse lì un po' la testa può essere che abbia giocato qualche brutto scherzo. È vero, non è la Sibon che abbiamo visto l'anno scorso anche in Coppa del Mondo, che ogni volta che toccava acqua faceva da 58,6 in giù, però forse poteva giocarsela in modo diverso. E Fabri, tu cosa vuoi aggiungere a questa? No, stavo appunto considerando che probabilmente anche lei è stata presa dal panico da Olimpiade, perché se fa i tempi che doveva fare quando oramai sono scappati i buoi dalla stalla, probabilmente dipende solo dalla scarsa capacità di, cioè soffre troppo gli appuntamenti importanti, mettiamolo così. Beh, era successo anche 4 anni fa, ma probabilmente è recidiva, cioè... È un po' la sindrome australiana da vittoria questa. È il braccino, come si è già sentito. E Mauro, invece tu cosa vuoi dirci di questa gara? Ma che è stata una gara, a parte gli Stati Uniti, tiratissima. Perché in 9 decimi ci sono tutte le medaglie, cioè, scusate, tutte le squadre, e bastava una frazione meglio o peggio per uscire dalla lotta. Paradossalmente il Canada ha perso la medaglia forse nella sua frazione migliore, la Oleksia, che ha fatto 56,7, che a dirlo così sembra veramente forte, però è allo stesso tempo praticamente della gara individuale, quindi praticamente è lì un po' che ha peccato. Per il resto ecco, tutto è andato come doveva andare. Le danesi sono,
sono riuscite a, diciamo, a conquistare quasi l'argento per pochissimo. E in diretta ti do una notizia, Laura. Sì, quale notizia? La Cagnotto è medaglia di bronzo, finalmente dopo 4 Olimpiadi. Fantastico questa notizia. Ce l'ha fatta, ha preso 10 punti dalla 12 punti dalla canadese, che la sopravanzava in classifica di 10 punti, e l'ha superata all'ultimo tuffo ed è bronzo. Grazie di questa fantastica notizia, e faremo poi le congratulazioni a Tania come meglio merita. Io vorrei aggiungere solo una cosa nella 4% mista, che in finale c'era anche una staffetta italiana. E... così, la metti lì così. La metto lì così. È una cosa da sottovalutare, è una grandissima soddisfazione per le ragazze. Poi è ovvio che insomma hanno bisogno ancora di un po' di tempo per crescere e portarsi ai livelli di Stati Uniti, Danimarca, Canada, Australia e quant'altro. Però io non so se voglio proprio che si portino ai livelli dell'Australia. Hanno delle belle difficoltà anche loro a gestire l'ansia da gara. Vabbè, però insomma è bello avere delle difficoltà quando puoi giocarti delle medaglie. Ora noi parliamo sempre di delusione o che altro, ma sono tutti ragazzi che, come dicevamo anche altre volte, arrivano in una finale olimpica, si giocano qualcosa di importante, arrivano magari quarti o quinti, e onestamente insomma non sono risultati esattamente da buttare via. Assolutamente no, infatti specifichiamo che si scherza. Abbiamo la massima ammirazione, insomma, per questi ragazzi che fanno anche una vita veramente molto di sacrificio per arrivare a quegli appuntamenti. E volevo anche sottolineare il fatto che le staffette femminili battono nettamente le staffette maschili. Quindi nella nostra gara, come dire, nostrana, il girl power vince anche questa volta. Come dicevamo, 2-0. E neanche palla al centro, perché è finita. Ci dispiace ci dispiace per tutti, però. Esatto. Ci rivediamo fra 4 anni, vedete, di arrivare un po' più pronti. E invece passiamo alla 4% mista uomini. E anche qua conferme e sorprese. Cristina. Anche qui insomma diciamo che forse gli States pensavano di avere vita un po' più facile, anche se si sapeva che la Gran Bretagna sarebbe stata la squadra da battere, tra virgolette. Petey ogni volta che entra in acqua fa qualcosa di allucinante, Cody Miller ha fatto un po' peggio in gara, cioè in staffetta rispetto alla gara individuale, però poi insomma avevano aperto con questo 51-85 di fenomeno Murphy, che aveva poi risistemato in realtà tutto. Anche Phelps decide di chiudere la sua carriera, poi anche quello magari ne riparliamo, a 53, e Adrian 46-7 per mettere il sigillo dell'ultima frazione. Vogliamo sottolineare sigillo d'oro, ovviamente la Gran Bretagna conquista questo bellissimo argento, e probabilmente Duncan Scott non era ancora pronto per avere sulle spalle tutta questa responsabilità. Diciamo le cose come stanno. Probabilmente ancora il ragazzo, giustamente, è un po' giovane, ha patito un po' questa staffetta, cosa che non ha patito Kylie Chalmers, che comunque ha richiuso di nuovo anche lui a 46-7, quindi dimostra di aver meritato anche in pieno il titolo olimpico. Fabrizio? Ma io, a parte il record del mondo che veramente non mi aspettavo, sono rimasto stupito appunto una volta di più dal maghetto di Hogwarts, che impara a staccare, impara a partire, cioè è una lezione di vita vivente, in poche parole. L'unica cosa è che arriveremo, come dicevamo prima, che per fermarlo bisognerà sparargli, perché altrimenti non si sa chi potrà metterci una pezza, anche perché se questo pian pianino va sotto i 57, saluti e baci. Sta facendo anche il corso, se vi può interessare, per imparare a camminare sull'acqua.
Quindi possiamo aspettarci grandi cose da lui. Mauro, vuoi aggiungere qualcosa sulla 4% mista uomini? No, che cosa potrei aggiungere che è già stato detto? Solo che veramente vedere una persona come Piti che parte 2,5 metri indietro, se non 3, e tocca prima il suo avversario, è veramente impressionante. No, che poi tocca prima di uno che è arrivato terzo, non è che tocca prima dell'esordiente A che si è buttato a fianco a lui. Per fare... C'è 56-59, signori, è la sua frazione interna. Penso chiunque vorrebbe avere una frazione interna da 56, il sistema tutte le cose a posto. Sì, diciamo che non ha nuotato di fianco a degli occasionali, abbiamo finito credo con le gare, e invece volevo chiedere a voi di fare un bilancio insomma finale della parte del nuoto in piscina di queste Olimpiadi. E Cristina, cosa ne pensi di queste Olimpiadi? Che tipo di Olimpiadi hai visto in questa settimana? Allora, io ho visto diverse cose all'interno di queste Olimpiadi, nel senso che ovviamente ci sono state tantissime prestazioni di altissimo livello, ci sono delle distanze, degli stili che si stanno spostando in avanti in modo esponenziale, però quest'anno ho visto anche delle Olimpiadi estremamente umane, forse non mi era mai capitato di vedere così tanta gente emozionarsi, tanti atleti piangere sul podio, un'umanità diversa. Non so se Phelps ha fatto moda in questo, ma è il primo ad aver capito ed aver ammesso che forse il modo corretto di vivere lo sport è quello. Lui stesso ha dichiarato poi che l'ingresso sul piano vasca prima della 4% mista è stato molto più forte, molto più emozionale, molto diverso da quello provato a Londra. E anche Londra per lui doveva essere l'ultima gara della vita, e anche Londra comunque 400 mista a parte aveva fatto delle gare pazzesche, eppure aver trovato questo filone diverso di leggere lo sport, non per forza finalizzato soltanto al risultato, gli ha dato innanzitutto una carica diversa, e in più gli ha fatto amare in modo diverso tutto ciò che stava accadendo. La stessa Ledecky ha dichiarato che la cosa che le rimarrà di più saranno le emozioni e i ricordi del clima che c'era nella squadra, del gruppo, di tutto ciò che era di contorno. Poi mi dirai tu, sì, facile ricordarsi del gruppo, della squadra quando porti a casa 4 ori, probabile, però secondo me è anche una lettura diversa da quella che generalmente si fa. Però loro il gruppo bello ce l'hanno sempre. Loro gruppo bello ce l'hanno sempre perché, come diciamo spesso, nella loro cultura far parte del gruppo aggiunge qualcosa in più a tutto il resto. Ma lo abbiamo visto anche con Gregorio e con Gabriele. Loro sono un gruppo molto piccolo, però sono un duo. E il fatto di condividere quotidianamente questa sfida, il fatto di aver condiviso anche quel momento l'ha reso sicuramente unico. Poi magari non si sono messi a piangere come tutti gli altri, perché ovviamente ognuno ha il proprio carattere, il proprio modo di riuscire a gestire le emozioni, però era una condivisione che rende ancora più grande poi il risultato. Se ti devo dire, Gabriele, il suo momento di smarrimento, chiamiamolo così, emotivo e tutto quanto, lo ha passato dopo i saluti e le congratulazioni alla fine dei 1500, quando così si è un attimo staccato dalle chiacchiere di tutti gli altri ed è rimasto da solo a guardare il tabellone, e stava realizzando quello che aveva fatto. Ha una faccia che è tutto un programma.
Beh sì, certamente, insomma, poi magari avranno, cominceranno a realizzare da domani quello che è successo. Sì, lui ha uno sguardo che il suo momento così di evasione, di, come dire, perso, contento, felice, non ti dico che avesse visto la Madonna, ma quasi. La visione mistica lui l'ha vista, l'ha realizzata mentre era lì e stava prendendo corpo la coscienza che era sul podio. Poi dopo sul podio veramente oramai era andata, è entrato il personaggio da cinema che sembra però... E Fabri, tu invece in queste Olimpiadi cosa hai potuto notare? Cosa ti ha colpito di questa edizione? Io di verità di finali ne ho viste ben poco, ho visto dei gran replay, ma che però dal momento che tu li vai a rivedere li vivi sempre in un modo assolutamente diverso, più distaccato, forse perché sai già come è andata a finire. Però non saprei, ti dico, forse perché non mi aspettavo delle cose strepitose, e da chi mi aspettavo le cose strepitose poi alla fine le ha realizzate. Mi verrebbe da dire che è andato tutto da programma. Mi sento molto Morini in queste cose. È andato tutto da programma. Mi aspettavo quello che dovevano fare. L'unica cosa è che mi aspettavo qualcosina di più dai nostri, ma come i nostri ce ne sono stati altri che non hanno avuto delle prestazioni adeguate. E ognuno laverà i panni sporchi in casa, ma sì, qualcuno dovrà rifare dei calcoli. L'unica cosa è che fare dei calcoli adesso vuol dire lanciare avanti il piano tra 4 anni, bisogna vedere chi c'è. E Mauro, vuoi aggiungere qualcosa? Tu cosa hai potuto notare? Intanto una grossa disorganizzazione, se possiamo così dire. Ma che dici di disorganizzati? In fin dei conti sono riusciti a mandare solo le semifinaliste dei 50 stile a fare atletica leggera. mica è da tutti, eh? Purtroppo è così, ci viene confermato anche da più parti. E un'altra cosa, l'ultima è, ieri probabilmente non era colpa loro. Però in un posto dove devono mettere una croce per decidere dove devono far fermare gli atleti c'è un grosso problema, comunque per quanto riguarda invece il, diciamo, gli atleti, io seguivo in particolare la parte, diciamo, della mia favorita, e lì le cose sono andate direi per lei egregiamente, a parte una piccola cosa storta nel finale. La Osu doveva essere la donna di queste Olimpiadi, perché se avesse fatto 4 medaglie d'oro, secondo me neanche la Ledecky poteva togliergli questa nomea. Invece magari con questa sconfitta è passata chiaramente più l'americana, con i suoi 2 record del mondo, questo gradino. E le sue 6 medaglie d'oro comunque. Qua, no dai, non esageriamo. Sto scherzando. No, però sicuramente è una cosa a cui lei punterà, ecco. Non so dove le andrà a prendere queste 6 medaglie, perché dovrà inventarsi qualche altra specialità. Non la vedo molto bene nei 100 stile. Però non si può dire mai. Esatto, però non si può mai dire. Ricordiamoci sempre che la coperta è un po' corta, da una parte e dall'altra poi. Io ho capito, ma se tu consideri che lei parte con un 12-13 secondi di vantaggio nelle 800, metti che consideri di perderne 5 o 6 di quei 12, dici vabbè, vinco comunque l'8 stile con 5-6 secondi di vantaggio, che se ne viene un po' meno nell'8 stile e mi dedico un po' di più alla velocità. Sì, ora facciamo un po' di considerazioni, però è anche vero che i 200 stile, non so se lei poi magari non fanno tutte 53 come questa volta, però non so se lei può arrivare a un 52 e mezzo, magari sì, però sono 3 turni di gare, devono essere compatibili a tutti gli altri turni di gare, è un rischio grosso, il rischio Belmonte è grande, partire sul blocco e non riuscire neanche a partire per la gara successiva, perché altro è quello, un po' di compatibilità, diciamo, con le gare che ci sono.
però da quel punto di vista solo lei conosce i suoi limiti. Lei... Ho capito, ma secondo me dopo aver visto la gara di Kate Campbell ha preso coraggio. Dici. Avrà pensato, perché non posso fare? Avrà detto, senti, io pensavo di avere una rivale imbattibile, invece anche lei riesce a implodere tipo supernova ai 75 metri. Invece sono un'altra di queste umane. Ecco, questo è un po' il mio resoconto, quindi sono un po' sulla linea di Fabrizio, tutto è andato come doveva andare, salvo per fortuna le dovute eccezioni che alla fine rendono anche bello vedere le gare, perché se le gare sono come la Formula 1, che sai già chi parte e chi arriva, tranne quando rompono il motore, non è neanche più bello vedere lo sport. Sì, decisamente. Invece qua ci sono stati comunque dei, diciamo, dei colpi di scena. E volevo anche aggiungere, se voi siete d'accordo, due parole sulla spedizione italiana, facendo sempre un bilancio. Cristina, al di là appunto di tutte le recriminazioni, le critiche, quello che, insomma, che si è sentito in questi giorni, cosa hai visto tu della chiamarla squadra? Io faccio un po' fatica, chiamarla delegazione mi viene più facile, della delegazione italiana. Abbiamo sicuramente due elementi molto forti, che sono Gregorio e Gabriele, capaci di porsi un obiettivo e portarlo a termine. Il terzo elemento, che è Federica, che ha provato anche lei a portarla a termine, purtroppo la gara non è andata come tutti avremmo sperato, ma rimane comunque è una delle punte di diamante della nostra nazionale. E poi attorno a loro bisogna continuare a costruire, continuare soprattutto a far crescere questi ragazzi. Non è secondo me un problema di allenamento, perché lo dicevamo anche l'altra volta, questi ragazzi si allenano veramente tantissimo. Probabilmente è un problema anche di farli crescere in modo diverso, di provare a dargli in parte una confidenza che non tutti hanno caratterialmente, perché magari Gregorio e Gabriele quella confidenza ce l'hanno di loro, negli altri bisogna provare a costruirla piano piano. E poi bisogna cercare magari di evitare di perdere quello che avevamo conquistato, perché una delle grandi perdite di questa Olimpiade è stata la 4x200 femminile, che non può passare da essere seconda al mondo a non riuscire a qualificarsi neanche per la finale. Noi non siamo gli Stati Uniti, quindi non è che in 4 anni riusciamo a ricreare una squadra quasi da zero, cosa che loro fanno quasi puntualmente. Noi abbiamo un bacino più piccolo e ce lo dobbiamo tenere ben caro, non che la federazione non tratti bene i suoi atleti, anzi li cura molto, gli sta molto appresso e cerca di dare a loro tutto quello di cui hanno bisogno. Però forse bisogna capire che, non lo so, forse hanno altri bisogni, hanno bisogno di altri strumenti rispetto a quelli che magari gli abbiamo fornito fino adesso. Sì, colgo l'occasione per salutare Andrea Longobardo che ci ha raggiunto. Ciao Andrea. Ciao a tutti. E Fabrizio, due parole invece appunto anche per te sulla nazionale italiana, che cosa ti ha convinto e cosa invece rivedresti? È un lungo elenco, cioè nel senso che Allora rifaccio la domanda, Fabri, cosa ti ha convinto e una o due cose che rivedresti? Allora, diciamo che mi ha convinto il lavoro di alcuni blocchi di atleti, così rimaniamo sul vago, chi vuol capire capisce, e sono rimasto deluso invece dalla programmazione più che dal tipo di reazione che hanno avuto gli atleti di altri blocchi, perché chiaramente se si sono presentati non in modo adeguato, chiaramente non sarà esclusivamente colpa loro, perché erano o non erano presenti a se stesso e l'emotività li ha traditi. E come abbiamo parlato intanto
in vari modi e in tante sfumature. Ci sono alcune cose che si potrebbero rivedere proprio nelle scelte federali per gli accessi, ma questo è un lungo discorso, se ne potrà riconsiderare le cose chiaramente per la prossima occasione. Rispetto a quelli che erano stati altre occasioni, ho visto invece un meno affiatamento, ma che il problema del mancato affiatamento era appunto partito già da casa, determinato appunto da chi andava, che aveva preso il posto di, che si era guadagnato mentre invece toccava qualcun altro, e la cosa è stata poco simpatica già prima di partire. Quindi, senza volere fare appunto dei nomi da nessuna parte, l'ambiente non mi ha entusiasmato prima di tutto. I risultati sono quello che sono, vengono quello che vengono. Quello che mi ha entusiasmato meno sicuramente è stato l'ambiente, che non era particolarmente sereno. E qui ci rifacciamo al discorso che facevamo prima, che gli Stati Uniti sono sempre squadra. E Mauro, tu invece, rispetto alla nazionale italiana? Io dico che parlano i fatti. Infatti dicono 3 medaglie con 6 finali. Se vogliamo guardare il rapporto finali medaglie è molto buono. Se vogliamo guardare le persone, abbiamo 3 persone e 2 staffette che hanno raggiunto la finale, quindi finali individuali raggiunte sono state 4, che erano poi tutte quante le persone che avrebbero potuto portare una medaglia, né più né meno, perché io quelle, se cui contavo per una medaglia, erano quelle finali lì. Tutti gli altri dovevano semplicemente tentare di andare in finale per dimostrare che, insomma, che c'era una crescita del movimento e poi fare qualcosa, insomma, per tentare di migliorarsi. Per tanti motivi non c'è stato, non sta a me capire perché, starà a tutti gli allenatori e alla federazione capire cosa fare, perché è già due Olimpiadi che tutta la squadra funziona così, cioè non si raggiungono traguardi se non per pochissime persone, che sono quelle che le punte estreme. Tutti gli altri vanno a fare una gara da veri comprimari, ma comprimari dell'Olimpiade, e poi si sentono in giro le voci su gente in vacanza. Nessuno è in vacanza, siamo là a gareggiare, però gareggiare così non fa piacere a nessuno, non fa piacere in primis all'atleta, e non fa piacere sicuramente a chi guarda, e non fa piacere neanche all'allenatore. Quindi faranno le loro valutazioni e trarranno le loro conseguenze. Speriamo qualcosa. E Andrea, invece tu, rispetto alla nazionale italiana, che sensazioni hai? Allora, le mie sensazioni sono prettamente da tifoso, non avendo un po' seguito la stagione nazionale, perché io seguo soprattutto il salvamento, e da tifoso. Aspetta, ripeti la domanda che ti abbiamo, la risposta che ti abbiamo perso, insomma, dopo salvamento ti abbiamo perso. Sì, no, le azioni sono, sì, quindi l'abbiamo sentito, ok. No, poi, diciamo, concordo con le impressioni di Fabrizio, cioè c'è una diversità tra due blocchi di atleti, e anche qui non credo ci sia bisogno di fare nomi, e guardando sempre da tifoso e guardando sempre le prestazioni degli europei e quelle delle Olimpiadi, la prima domanda che mi viene in mente è: ma qual era l'obiettivo di quest'anno? Gli europei o le Olimpiadi? Perché a guardare dall'esterno sembra che l'obiettivo fosse gli europei, visto che le prestazioni sono state molto migliori lì. Che da una parte magari potrebbe pure essere comprensibile, all'europeo più speranze di medaglie, di finale, punto lì. Però non credo che sia stata voluta questa cosa. Un'altra cosa, abbiamo bisogno di un malocchio, perché è vero che ci sono stati degli errori, ma troppi noni e diciassettesimi posti, almeno si dovrebbe mettere una regola, al terzo diciassettesimo posto un bronzo, perché è così. E queste sono le mie impressioni. Avremmo portato a casa qualche bronzo allora. Appunto, diversi. Sì, vi ringrazio, io penso che abbiamo finito qui, anzi no, c'è ancora una sorpresa, stavo dimenticando,
Abbiamo una sorpresa da Rio per voi. Abbiamo in collegamento Tommaso Mecarozzi dallo Stadio Olimpico del Nuoto, e anche a lui chiederemo, insomma, cosa ne pensa di queste Olimpiadi e dell'organizzazione, visto che lui l'ha sperimentata. Adesso lo chiamiamo un attimo solo. Siamo felici di trovare nuovamente su Corsa 4 il duo Mecasacchi al netto di Sacchi, quindi abbiamo solo Tommaso Mecarozzi con noi, perché Luca a quanto pare è stato rapito da un pterodattilo. Ciao Tommy e benvenuto. Come vi dico, grazie prima di tutto e poi buonanotte, buongiorno, buonasera, con il fuso non ci si capisce più nulla. Allora, viste dalla piccionaia, che Olimpiadi sono state queste? Per il nuoto sono state Olimpiadi bellissime, viste dalla piccionaia, vedi il record del mondo, vedi quello che ha fatto Michael Phelps, Katie Ledecky, Katinka Ossu, ci sono stati insomma diversi giovani che hanno sorpreso, Balandin, c'è stato Schooling nel 100 delfino, è stata la Olesiak nei 106 libri femminili, e forse dimentico qualcuno adesso, perché sono concentrato, sapete su che cosa. Però sono state Olimpiadi belle. Per quello che riguarda il nuoto italiano, il discorso cambia un po'. Eh sì, decisamente cambia un po', però insomma ci sta anche alti e bassi, a volte capitano. Invece per quanto riguarda il mistero Sun, abbiamo un'onda lunga che arriva ancora da Kazan, si allunga su Rio, perché insomma sembrava addirittura che non dovesse partecipare alla gara, poi la sua federazione ufficiale ha smentito, si è presente in acqua, ma alla fine, una volta entrato in acqua, di fatto fa un allenamento. Che idea ti sei fatto di questa storia? Oppure insomma, ci sono state delle informazioni, delle notizie? No, non è trapelato assolutamente nulla. L'idea che ci siamo fatti è che lui in realtà abbia avuto paura di perdere in vasca da Gregorio Paltrinieri, che quindi nella preparazione della stagione abbia puntato tutto sulle distanze più brevi, cioè 200 e 400. 200 li ha vinti, 400 è andata male per lui perché li ha vinti Orton, nei 1500 non era preparato, però per non dare adito ad ulteriori voci e smentite si è gettato in acqua e ha fatto la vaschetta, ha fatto il bagnetto, come per dire, vedete, questa è l'ennesima dimostrazione che comunque mi ero preparato per gare più brevi, così almeno non avete troppo da chiedermi. Nei 1500 sono questo, non mi interessa, e da una parte è un peccato, perché non lo vedremo mai è una parola grossa, però almeno per ora alle Olimpiadi non lo vedremo battuto da Gregorio. Senti, giusto parlando di San, introduciamo un attimo l'argomento doping, che mai come queste Olimpiadi è stato di attualità già prima dell'Olimpiade stessa, tipo ad esempio i casi della Russia, con atleti ripescati, poi esclusi, ripescati di nuovo. Ecco, visto dal vivo, come vi sembra cambiato l'atteggiamento in generale rispetto a questo, al doping? Come è cambiato l'atteggiamento in generale non saprei. Io ti posso dire, vivendola da qui, qual è stata la risposta del pubblico, e credo che i fischi alla Efimova siano la dimostrazione lampante che tutti sono stanchi, che chi sbaglia, ma sbaglia consapevolmente, basta, fine, fuori e non giochi più, non nuoti più. Magari discorso diverso caso per caso va fatto per chi davvero involontariamente, vedi il collirio di Turrini, magari può incappare in qualche errore, però sul doping volontario, come nel caso della Efimova, ragazzi, però non li prendi per caso, non li trovi nel panino, quindi lì sbagli e già finisce la storia, altro che Meldonium e poi seconda squalifica o sospensione, chiamatela come volete, e poi riammissione. Senti, ma cos'è successo al Maria Lenk? Filtri della piscina. Filtri della piscina. Sì, sono saltati i filtri della piscina dei tuffi, quasi quelli della pallanuoto, infatti poi hanno recuperato la situazione in corsa, allo stadio del nuoto, all'acquatic stadium, tutto a posto. Tra l'altro, questo mi permetto di specificarlo senza fare pubblicità a nessuno,
la oramai celebre ditta italiana, azienda italiana che rifornisce di piscine tutte le grandi manifestazioni del mondo, è quella che ha prodotto la vasca dello stadio del nuoto, ma non ha prodotto quella, non ha realizzato quella della Maria Lenke, perché in quell'impianto sia la pallanuoto che i tuffi, diciamo, sono di produzione locale. Sì, noi ne possiamo dirlo, sono le piscine Castiglioni, tanto noi non dobbiamo fare pubblicità a nessuno, ma tanto la conoscono tutti gli appassionati. E però quell'acqua verde criptonite non è che faccia tanto piacere ai tuffatori, infatti abbiamo letto un po' di tutto. E tra l'altro non sappiamo neanche se sia così salutare o no, ed è un grosso problema perché inizia il sincronizzato fra poco lì dentro. Sì, loro nel senso dell'organizzazione hanno ribadito più volte che rischi e pericoli non ce ne sono, e nel momento in cui il CIO avalla questa situazione, tu nuotatore o tuffatore hai poca scelta, cioè o la accetti e quindi gareggi in quel modo oppure ti ritiri dalla gara. Eh sì, pensavamo fosse acqua e menta a un certo punto noi, quindi non capivamo bene, vista da, insomma, da casa, che cosa potesse essere. Invece ascolta Tommy, due parole sull'organizzazione brasiliera o carioca, che dir si voglia. Come vi è sembrata questa organizzazione? Avete una domanda di riserva, per favore. Purtroppo, immaginavo questa cosa, quindi diciamo tra promossa e bocciata, possiamo dire, lo diciamo noi, in modo che tu non abbia problemi, la seconda. E invece un'altra cosa che abbiamo visto è che insomma serpeggiava qualche virus tra gli atleti. Tu sai come se la sono passati i ragazzi italiani, insomma, con questo? Perché qualcuno è andato in zona mista, appunto, ammettendo di non essere stato bene, e più di qualcuno, non solo tra i ragazzi italiani, insomma. Sì, i ragazzi italiani tendenzialmente mi sembra vengano colpiti un po' di più, e non so per quale motivo. Però sì, evidentemente c'è qualcuno che soffre questa situazione, però non è che c'è nessun tipo di epidemia da queste parti, non è che serpeggia chissà quale virus, a parte la Zika. Okay, che insomma, mi sembra già sufficiente quello. Avanza, guarda, sì. Avanza, mi spalmo dalla mattina alla sera, tutti ci spalmiamo dalla mattina alla sera dei repellenti che usano gli esploratori quando vanno nelle foreste equatoriali e tropicali. Sì, qui da foresta amazzonica, solo che non siete in foresta amazzonica, a quanto ci risulta. No, ma la situazione gli va vicino. Ah, molto bene. E un'altra cosa che invece volevo chiederti, questa è proprio una curiosità mia, un atleta maschio o femmina o una squadra, insomma, che vi ha colpito in modo particolare durante questi giorni? E poi anche, secondo te, dal tuo proprio punto di vista, insomma, hai visto Londra, hai visto Kazan, hai visto tantissime manifestazioni di altissimo livello, un atleta rivelazione di queste Olimpiadi? Un atleta per quello che riguarda il nuoto? Sì, sì. No, la squadra che più mi ha impressionato, ne parlavamo anche con Luca, come crescita media, senza dubbio il Canada. Il Canada è cresciuto tanto. E lo dimostrano anche le staffette, quello che ha ottenuto, i piazzamenti, quello che magari potrà ottenere. Ha impressionato, a proposito di Canada, la Olesiak, che come vi ricordavo prima, voi non avete bisogno, forse non ha bisogno neanche chi ci ascolta, ma magari se capita qualcuno non ha detto lavori sì, che ha vinto 100 stile libero, e poi anche se non ha vinto nulla al maschile ci ha impressionato Scott Duncan, Gran Bretagna, credo che ne sentiremo parlare ben presto. Sì, la Gran Bretagna, diciamo, i ragazzini terribili ce ne sono stati, su tutti ovviamente l'australiano Chalmers, vincitore dei 100, però diciamo che l'onda nuova si è fatta sentire anche tra i giapponesi, la delfinista, le stesse stappettiste canadesi, sono due di 16 anni, non c'è solo la Oleksiak, c'è anche la Taylor Rack, per cui insomma di onde nuove ce ne sono parecchie. Tommy, una curiosità. Sì, ce ne sono parecchie, però mentre il Giappone lo conosciamo da anni e tra un'onda e l'altra del ricambio generazionale ci sta che tiri fuori qualcuno, il Canada, come sapete meglio di me, non è stato mai ai livelli del Giappone, ha tirato fuori anche dei grandi campioni, Cochrane e quant'altro, ma come
movimento come valore medio non è mai stato a livello del Giappone, ora ha preso una bella infornata. Eh sì, io ho una domanda, perché insomma qua si scherza dicendo che questi ragazzi e ragazze canadesi lottano con i grizzly a mani nudi, ma sono così grossi come sembrano? Sono così, perdonami? Grossi come sembrano? Sono grossi, sì, sono grossi. Nel nuoto moderno, tranne rare eccezioni, o sei grosso o sei spacciato. Poi, vabbè, ci sono casi come quello di Anthony Irvine che vanno oltre. Decisamente. Vuoi dirci qualcosa della gara di ieri, di questo ragazzo? Quale, di Irvine? Sì, sì. Vabbè, ha fatto saltare il banco, è una storia che uno dovrebbe continuare a raccontare, a raccontarsi per mille anni. Come ho detto in telecronaca, è la dimostrazione che tutto è possibile, che tutto può succedere. Vinci l'Olimpiade nel 2000, la rivinci a 16 anni di distanza in gara individuale, quando ne hai 35, ma soprattutto quando in mezzo hai cambiato vita 3 o 4 volte, cioè ti sei aggregato a Rock Band, sei andato a fare i tatuaggi, sei diventato tatuatore, ti sei messo lì con la chitarra, borderline, magari hai fatto anche quello che si è concesso talvolta Michael Phelps, come abbiamo detto con Luca in telecronaca, qualche bong di marijuana, no? Tanto per dirtela, e poi torni 4 anni fa e piano piano ti ricostruisci fino all'oro olimpico. Ragazzi, che dico, sì. Incredibile davvero. Senti Tommaso, ma visto che abbiamo parlato di questo personaggio borderline, ma è proprio vero che lo sciamano ha visto l'opterodattilo sopra il cielo di Tijuca? È vero, è vero. La barra di Tijuca dove siamo noi sono dei volatili stranissimi, delle specie che in Italia non ci sono e delle quali ignoriamo nome e classificazione. E il giorno in questione avevamo veramente visto volteggiare sopra le nostre teste, prima di entrare all'IBC e poi all'Aquatic Stadium, uno stormo di questi uccelli stranissimi, proprio con il becco e la testa squadrettata, non saprei come altro definirla, come gli pterodattili. Chissà dove siete finiti, Tommy. Devi ripetere, la linea brasiliana non è granché. Ho detto, chissà dove siete finiti. Dove siamo finiti? Sì, o dove vi hanno mandato, nel senso che se riuscite a vedere gli pterodattili... Qualche, insomma... Ah, sì, nella preistoria. Sì, esatto, qualche salto spazio-temporale l'avete fatto. Ecco, abbiamo solo l'ultima domanda, poi abbiamo finito. Vai, sono pronto. Ok. E il fatto che, insomma, queste Olimpiadi sono state a livello social senza precedenti, nel senso che si postava qualsiasi cosa, addirittura... frazioni di secondo dopo che questa cosa era avvenuta, abbiamo visto anche gli atleti, insomma, facevano il tifo ai loro compagni di squadra sui social. Secondo te questa esposizione mediatica che tipo di effetti ha avuto sui ragazzi, sulle prestazioni, sull'Olimpiade stessa, anche pensando, non so, agli sfoghi di alcuni atleti, sia di qualsiasi nazionalità, appunto sui social dopo una gara? Ti rispondo quello che rispondo sempre quando mi chiedono dell'utilizzo dei social network, qualunque cosa tu dica, se è detta con educazione, anche se è una critica, anche se è una cosa negativa, e lo fai per condividere, per esprimere il tuo punto di vista, magari per riceverne altri, va bene. Quando si tratta di sfoghi più o meno delicati può andare bene lo stesso. Quando si tratta di altrettanti sfoghi, dove però devi puntare il dito contro qualcuno, dove non so, devi scaricare responsabilità, a quel punto non so quanto vada bene. Secondo me, a qualunque livello, qualunque atleta, non parlo dell'Italia, parlo in generale, i fanno i sporchi, si lavano in casa, e quello magari è il modo più costruttivo. Decisamente, sì, sì, il mio era più un discorso generale che sull'Italia, anzi dico in realtà a livello social gli atleti italiani sono stati... hanno tenuto un profilo molto basso rispetto, per esempio, vabbè, agli statunitensi. Lo sai quando crescerà all'Olimpiade nuovamente, quando sboccerà il nuoto italiano? Senti che cosa ti dico? Sentiamo. Quando i nostri ragazzi, quando il livello medio, tolto Paltrinieri, tolto la Pellegrini, tolto anche lo stesso Detti, che hanno qualcosa in più, e tolto il Magnini del 2005 e del 2007, quindi grandi campioni, no? Tolti loro, che hanno
una marcia diversa anche dal punto di vista caratteriale. Il resto del movimento crescerà pur avendo i tecnici, alcuni tecnici e commissari tecnici tra i più bravi del mondo. Il resto del movimento crescerà quando i ragazzi capiranno che l'obiettivo non è qualificarsi, l'obiettivo è vincere, perché finché ti accontenti di qualificarti e vedi quello come obiettivo della vita sportiva, la semplice qualificazione, perché poi quando torni a casa ti dicono bravo per quello, se rimani a questo livello qui non vinci mai all'Olimpiade. Sì, io vorrei aggiungere anche una cosa che abbiamo notato con Cristina Chiuso, che insomma abbiamo, durante le gare, il fatto che io prendo sempre la nazionale statunitense perché vabbè ho un debole per loro dal punto di vista natatorio, loro si divertono, Tommy, cioè loro arrivano in vasca per vincere, ma sempre come se gareggiare fosse la cosa più divertente in assoluto a questo mondo. E secondo me questo è un approccio mentale che non manca solo a noi, manca ad altre, manca anche ad altre nazioni, che però può fare la differenza, come dici tu, tra la qualifica e la vittoria. Sì, però ricordate sempre una cosa, che questo è un approccio mentale che farebbe bene anche a molti dei nostri, cioè il godersela e il divertirsi, però dietro al godersela e il divertirsi degli americani, quello che ti ho detto prima, c'è sempre Sì, certo. La voglia di vincere, la voglia di vincere e di diventare il numero uno. Poi loro, al fatto di voler diventare il numero uno, riescono ad aggiungere anche l'aspetto di viverla così, però quello che c'è dietro è la fame di essere il numero uno, non la fame di qualificarsi per l'Olimpiade, perché sarebbe come se vanno ai trials per vincere i trials, no, vanno ai trials per poi poter vincere l'Olimpiade, non per vincere i trials ed essere all'Olimpiade. E lì c'è lo scatto mentale che poi ti fa diventare un campione, o quantomeno ti fa raggiungere almeno una volta, almeno in un'Olimpiade della vita, quel limite massimo che il tuo fisico e il tuo talento o meno ti permette, per provare a giocartela, altrimenti non te la giochi mai. Decisamente sì. E l'ultima curiosità, ma i Pokémon Go alla fine sono arrivati a Rio? Ridimmela. Senti un po', ma i Pokémon Go sono arrivati a Rio alla fine? Sì, sono arrivati. Dicono che sono arrivati. Io non li cerco e non mi interessa, però mi dicono che sono arrivati. Bene, e sulle note di questa rassicurante notizia, quindi nonostante l'acquementa, nonostante insomma l'organizzazione bocciata, sappiamo che Pokémon Go ci sono, ringraziamo Tommy, grazie Tommaso Mecarozzi di essere stato su Corsia 4 con noi. Grazie ragazzi, io non so quando metterete online il blocco, però se non vale per questa volta, perché il blocco andrà online a posteriori, incrociamo sempre le dita. Certo, decisamente sì, e se tu riesci a recuperare lo sciamano, salutacelo tantissimo. Ve lo saluto e la prossima volta saremo in coppia per qualcosa di particolare magari. Volentieri, e senti Tommy, buon lavoro a questo punto. Grazie ragazzi, buon lavoro a voi e seguiteci sempre, seguite sempre il nuoto, e chi ci ascolta seguite sempre Corsia 4. Certo, grazie mille, ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Ecco, siamo ritornati tra di noi, ringraziamo ancora Tommaso per il tempo che ci ha dedicato. Siamo in chiusura di questo viaggio nelle gare del nuoto di questa Olimpiade. È stato un piacere sentirci così spesso e lavorare con voi. Io ringrazio Fabrizio Fogliani. Grazie a voi. Mauro Romanenghi. Grazie a tutti e alla prossima. Andrea Longobardo. Grazie a tutti. Approfitto anche per dire che nel sincro Cerruti e Ferro hanno iniziato con un sesto posto nelle preliminari. Grazie Andrea, mi ero completamente dimenticata del sincro, scusatemi. Ringrazio Cristina Chiuso per la sua presenza sempre gradita. Ragazzi, il conto alla rovescia verso Tokyo 2020 è iniziato. Perfetto, hai trovato uno sponsor quindi. E un caro saluto da Laura Vergani e a risentirci molto prima di Tokyo 2020.